Ed eccoci con una nuova gemma. Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video dedicato al progetto che prenderemo in analisi proprio oggi, che vi ho già portato in realtà. Però oggi andremo un po' ad approfondire e vedere un po' quello che diciamo ci può dare, quello che può essere effettivamente la visione, perché una narrativa ricade in una narrativa che insomma ha generato volumi e può generare specialmente molti volumi interessanti. Stiamo parlando di una narrativa dei perplex e stiamo parlando di, come avete visto, polynomial. Ebbene sì, perché anche polynomial? Perché, come vedete anche da queste specifiche che stanno venendo fuori, polynomial ricade all'interno delle superchain, quindi si trova all'interno di Optimism. Se vi ricordate, abbiamo fatto tempo fa una partecipazione di questi piccoli NFT con questi cubotti che erano tipo delle piccole televisioni e andavamo a interagire all'interno con questi vari protocolli, queste varie dApp, tra cui appunto Polynomial. Polynomial quindi risale a più di un anno fa nella quale noi ci abbiamo interagito. Ed essendo all'interno della superchain, attenzione perché rimane ancora più interessante, perché andare ad interagire con le superchain è un punto a favore per l'airdrop di Optimism, quindi il sesto airdrop, che secondo me avrà qualcosa di molto importante e di connesso con appunto le superchain, siccome l'ultimo è stato proprio particolarmente adeguato per chi ha interagito con le superchain. Quindi Polynomial, eccolo qua, che ha fatto partire tra l'altro recentemente lo stake di vari capitali sul loro layer. E quindi che cos'è Polynomial? Polynomial è sostanzialmente una piattaforma di derivati, quindi nasce come derivati, quindi una super chain di derivati. Infatti dice The Only Ethereum Layer 2 con un native liquidity, quindi un layer 2 che dà disponibilità e occupa una fetta importante per quanto riguarda la liquidità nativa diretta e chi può dar la possibilità di andare a creare interazioni con i derivati. Se vedete effettivamente recentemente vari progetti appunto sulle super chain, ma specialmente anche i perpDEX, e Polynomial ha una fetta molto importante, ha qualcosa di molto utile, perché come vedete qua hanno, anzi qua, eccolo qua, fanno vedere, eccolo qua, vediamo, l'avevo visto prima. Ok, abbiamo i perps, abbiamo le opzioni, abbiamo i vaults sul quale poter depositare i nostri capitali e poter andare ad interagire. Quindi Polynomial dà proprio una fetta generale con perps, opzioni specialmente, che è una cosa interessante lato cripto, e poi i vaults, che è una cosa che ha aperto recentemente, come detto appunto sulla parte dello staking. Hanno ricevuto anche un grant 19 ore fa, tra l'altro l'hanno detto, ma voi lo vedrete qualche giorno dopo, in questo caso di 450.000 OP grant. Quindi per loro che parteciperanno all'interno di Polynomial, attenzione, attenzione, perché c'è un qualcosa di forte, ok? Quindi questa cosa qua va a creare un grosso connubio e poi specialmente a intensificare la potenzialità di Polynomial. Qua appunto dice che dà un'esperienza come i checks, quindi per anche avere una liquidità sufficiente per avere delle movimentazioni ad hoc che comunque trasmettono ciò che fanno anche i checks. Di solito il problema dei perdex era l'order flow ed erano appunto la parte di liquidità che non seguiva bene l'andamento e c'era il rischio anche di valutazioni differenti dal punto di vista del trading. E poi il settlement layer, come detto, l'aggregation liquidity for superior order flow, infatti la parte più interessante e più importante. Questa cosa qua è una parte che all'interno dei DEX è stato, i perdex è sempre stato un po' un problema e Polynomial vuole andare a risolvere proprio questa parte, suddividendo delle fasi che adesso andiamo a vedere. E poi abbiamo il Shared Liquidity Network, quindi all'interno, come dice qua, il Native Liquidity Layer sul rollup, dove si possono andare a stakare, quindi mettere in stake across multi-chain, quindi multiple protocol e su più reti. Attenzione, perché qua possiamo depositare su più reti. E qua dice Disuse Stablecoin, Yield Bearing Assets, RWA su ogni asset. Quindi avremo anche la parte degli RWA, altro punto molto interessante. All'interno poi abbiamo i partner appunto con Optimist, Conduit, Socket, Pith, Alchemy e ZeroDev. Quindi Polynomial si sta incastrando molto bene all'interno del settore, con anche appunto i Baked come team, a livello di team sono molto strutturati. Ma quindi quali sono i loro prodotti? In questo caso lo stake
e il trade. Allora, abbiamo il trade che è la parte derivata con il perp dex, quindi tutto ciò che possiamo andare a fare con l'attività di trading, quindi andare a creare volume all'interno di polinomi. Abbiamo anche i trading points, quindi sul volume che noi andiamo a generare in questo caso, e vengono distribuite delle rewards per coloro che sono attivi, quindi che vanno a fare trading direttamente su polinomial. E questo è interessante perché poi ci saranno delle ricompense in questo caso e potete andare a tradare queste coppie in questo momento, che poi verranno ovviamente aumentate con l'aumento della liquidità, e questa è una cosa che si andrà a ingrandire sempre di più. E come vedete, qua ci sono gli OP rewards che vengono distribuiti per 2500 alla settimana. Ok, quindi se voi tradate, generate ovviamente volume settimanalmente tramite questi appunto trading points che avete raccolto, verranno distribuiti questi punti per interagire all'interno appunto di Polynomial. E qua dentro appunto avete tutto il vostro portfolio, trading points, referral, docs, analytics, e poi la parte dell'explore con il bridge, liquidity, la foundation, quindi per vedere tutto ciò sulla foundation, e poi i vari ecosistemi. Il secondo prodotto infatti legato, che permette appunto anche questo, è la parte dello stake, quindi del liquidity layer. E abbiamo parlato proprio di questo progetto, comunque quanto le stablecoin effettivamente sono la parte importante come ritorno. E qua noi che cosa abbiamo? Abbiamo in questo caso la possibilità di depositare, e vedete che abbiamo una TVL di 2 milioni e 200, quindi è partito proprio da poco, e abbiamo 9200 stakers. Ciò vuol dire che il posizionamento è molto importante, siamo meno di 10.000 persone, e insomma posizionarsi con meno utenza dà un vantaggio ovviamente maggiore per portare un vantaggio comunque sia alla piattaforma che a voi stessi. E qua cosa abbiamo? Abbiamo una percentuale del 43, 47, 51% su stablecoin APR, quindi non stiamo parlando di API, APR annualizzato, quindi molto interessante questa cosa. E abbiamo delle rewards, come vedete, points più OP, quindi gli OP che hanno preso dai grants verranno suddivisi, quindi attenzione anche a questa cosa che è molto importante. Qua all'interno noi potremo andare a depositare una di queste stablecoin, ovviamente, e quindi prenderci dei nostri ritorni in questo caso, sia per il deposito che abbiamo messo, sia per i punti, perché prima cominciamo meglio è. Ok, questo è il focus di Polynomial. E quindi questa cosa è molto importante, molto interessante anche per la crescita dell'ecosistema sistema, e specialmente dell'interazione con le superchain. Quindi noi ci andiamo a collegare in questo caso, ci legge adesso, vediamo un po' se ci fa collegare, ci dà la conferma. Ok, in questo caso si va all'interno. Io ad esempio come stake ho messo, ecco qua, ho messo 600 dollari ad esempio su questo, quindi col mio score. Tra l'altro non so perché lo yield earn adesso mi si è azzerato quando in realtà era già attivo, non so per quale motivo in questo caso. Ho preferito focalizzarmi su un singolo. Quindi questo è il mio profilo sul quale vado ad interagire, sul quale appunto lo score, e poi ci sono anche si può andare ad accumulare punteggi tramite le mission, ok? Quindi con tutte le varie specifiche sul referral, deposit, social, eccetera, eccetera. Quindi qua potete vedere poi ovviamente tutto. C'è anche la parte del bridge, attenzione, importante anche questa, perché potete spostare su queste reti, sulle quali noi interagiamo continuamente, direttamente su Polynomial. Vediamo un po' la leaderboard com'è. Ah, sono in 1600esima posizione, quindi dai, tutto sommato in questo momento sta andando anche bene. Poi avete appunto lo stake qua. Eccolo qua, potete andare a scegliere ovviamente che cosa andare a depositare. Quindi USDC, SDAI, USD0++, che in questo caso potete farlo tramite il bridge, vi dà un boost in più, quindi sul boost del punteggio maggiore. Poi dice cresce 0,5 al mese, quindi è una cosa ovviamente una cosa in più. Io ho voluto fare soltanto USDC in questo caso per focalizzarmi su questo, però poi potete andare anche sull'unstake. Quindi, come dice qua, withdrawable amount, in questo caso vediamo un po', eccolo qua, USDC
polynomial, io posso andare a prendere, in questo caso, ma ho bisogno del debt, quindi bridge, devo andare a ripagare questo piccolo debito, quindi bridge 0,22 centesimi sostanzialmente. Fino a che appunto non vado a prendere questo, non posso prendermi il mio capitale, quindi parliamo di 20 centesimi in questo caso. Però questa è la mia posizione su polynomial, che voglio lasciare lì più avanti per fornire liquidità, perché penso che sia molto interessante. Fatemi sapere se voi lo state facendo, se lo state seguendo, se vi state partecipando. Vi lascio anche gli inviti, perché si può accedere solo tramite invito e sono davvero risicati gli inviti, ecco motivo anche per il quale la gente entra un pochettino più a fatica tra virgolette, però sta entrando ed è interessante. Fatemi sapere se lo state seguendo. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati.